Bella a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porterò uno squad builder un po' particolare, perché in questa squadra troviamo il passato e il presente del Napoli. Ovviamente il passato è un passato molto recente, perché sono comunque giocatori che hanno fatto la storia del Napoli, ma negli ultimi anni, perché ovviamente devono essere presenti in foot. Ovviamente questa qui è una squadra per gli appassionati del Napoli, per i tifosi del Napoli, e non è una squadra per puntare a vincere la Divisione 1, ma può essere una squadra così giusto per divertimento, oppure per essere usata come secondaria. Come portiere troviamo Reina, il portiere attuale del Napoli, e comunque un portiere al quale i tifosi del Napoli sono molto affezionati. È tornato dopo la stagione passata al Bayern Monaco ed è tornato a difendere la porta della squadra partenopea. Terzino destro, LCD Sai, è arrivato quest'anno ad Empoli ed è entrato nel cuore dei tifosi perché ci ha colpito davvero tanto, ed è davvero un terzino molto molto forte a parer mio. Difensore centrale troviamo Paolo Cannavaro, la bandiera del Napoli praticamente, l'ultimo capitano prima di Marek Hamsik, e era doveroso per me metterlo in questa squadra. Poi troviamo Kalidou Koulibaly, un difensore centrale che soprattutto quest'anno è entrato nel cuore dei napoletani, perché è diventato quest'anno uno dei difensori più forti della Serie A, se non il più forte, per me nei primi 5-6. Terzino sinistro Fozzi Gulam, terzino sinistro titolare del Napoli, nulla da dire su Gulam, sta disputando davvero un bel campionato, è su foot, è comunque molto molto forte. CDC troviamo Allan, un CDC fantastico sia nel gioco e una mezzala ottima in realtà. Poi esterno destro Dries Mertens, l'ho messo soprattutto per l'intesa, ma comunque Dries Mertens è un calciatore molto molto bene napoletani, perché gioca poco ma quando gioca lo fa sempre bene. AS, eccolo qui, il Pocio Lavezzi, probabilmente l'idolo dei tifosi napoletani, soprattutto per dei più giovani, perché è stato quello che è venuto a Napoli quando all'inizio della Serie A e ci ha portato comunque in Champions. Ci è uscito un Pastore, ma dopo vi farò vedere che Pastore in questa squadra sarà totalmente inutile. ATT Gonzalo Higuain, l'eroe del presente del Napoli, sta lasciando la squadra ai vertici alti della classifica, ovviamente grazie ai suoi gol, mentre quell'altro ATT è Edinson Cavani. Su Edinson Cavani nulla da dire, ha fatto davvero tanto 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 per il Napoli. Purtroppo quando se n'è andato c'è stata una piccola frattura tra lui e la tifoseria, perché ha ricevuto dei fischi durante una amichevole giocata tra Napoli e Paris Saint Germain, e lui diciamo non è che ha risposto tanto bene. La squadra è questa qui. All'inizio della partita, come vedete poi dalle clip, Pastore sarà sostituito da Marek Hamsik, il capitano attuale del Napoli, un altro idolo della tifoseria. Passiamo a vedere un po' di statistiche in realtà di questa squadra, un po' di presenza e gol con la mia del Napoli. Paolo Cannavaro, il difensore centrale, 279 presenze con la maglia del Napoli e 9 gol. È stato il capitano dalla partita già dalla Serie B, e davvero è stato per molto tempo un idolo. Poi con Benitez non ha trovato spazio ed è stato costretto a lasciare il Napoli per approdare al Sassuolo. Mentre invece poi abbiamo Ezequiel Lavezzi, ha fatto 188 presenze con soli tra virgolette 48 gol, però come detto già in precedenza lui è l'idolo, il più grande idolo della tifoseria azzurra. Mentre abbiamo Edinson Cavani, 138 presenze, 104 gol, Hamsik 400 presenze, 97 gol, e poi Gonzalo Higuain, 143 presenze, 85 gol. Questa squadra è comunque molto divertente, infatti qui vedete qualche clip di qualche gol che ho fatto tutto con Cavani e Higuain, davvero una coppia che vi consiglio di provare, anche non in questa squadra ovviamente, ma se vi fate un ibrido normale, perché davvero meritano. Guardate qui Cavani che gol fa, un attaccante sul gioco un po' come in realtà, con molta 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 finalizzazione. Detto questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like, a seguirci su tutti i nostri social, ed Erco per lo staff del Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo nel prossimo video, bella!